Buon pomeriggio, siamo a Roseto. Quest'anno è toccato alla provincia di Teramo ospitare il convegno di presentazione del bilancio del trasporto unico abruzzese, bilancio 2019 che si chiude in utile, un utile di quasi 100.000 euro, non molto per l'azienda, ma comunque inutile. Allora ringrazio il presidente Gianfranco Giuliante per essere qui con noi nel corso di questo telegiornale. Allora, presidente, quali sono state le scelte decisive per raggiungere questo traguardo? Ma la tua aveva una serie di problematiche e criticità che abbiamo inteso affrontare e ci siamo resi conto che con piccoli aggiustamenti alcune soluzioni potevano essere vincenti. Abbiamo fatto in tempo a chiudere inutile il bilancio del 2019 che è stato approvato come previsto dalla legge entro il 30 giugno 2020 e contestualmente alle scelte che avevamo fatto, alle strategie che avevamo misurato nel tempo, ci siamo ritrovati in un mondo nuovo, completamente diverso, con problematiche che a questo punto impongono di riconsiderare complessivamente quello che dovrà essere la mission e le azioni del trasporto pubblico abruzzese. Sto parlando chiaramente di una fase post-Covid in cui tutte quante quelle che sono le entrate da trasporto si sono di fatto azzerate sia durante il lockdown per poi essere marginali per tutto quanto il resto e ci apprestiamo ad affrontare una fase che diventerà quella più difficile sia per l'Italia sia per l'Abruzzo, che sarà quella della riapertura di settembre, in cui ci sarà la fine delle vacanze, la riapertura complessiva di tutti quanti gli uffici e soprattutto per quello che sarà il problema scuola. Ecco, questo riguarderà il tema caldo di questi giorni, che riguarderà da vicino anche quello evidentemente del trasporto pubblico. Come vi state organizzando su questo fronte? Sono diverse proposte quelle che voi fate per mettere tutto in sicurezza? Certo, stiamo cercando in qualche misura delle soluzioni. Bisogna dire che una delle problematiche che l'anno scorso c'erano state sottoposte era quella di una flotta che era obsoleta, quella che avevamo ereditato. Noi nell'arco di tempo che va dal 2019 al tutto il 2020 finiremo complessivamente per acquistare 150 nuovi autobus, di cui il 30% lo faremo con soldi propri della TUA e senza contributo. 100 sono già attivi, altri 50 ci saranno entro l'anno. Questi autobus naturalmente non basteranno e comunque andranno a rilevare una flotta in cui molti autobus dovranno essere dismessi e quindi si porrà il problema di come trasportare in una condizione come quella che è prevista per settembre una massa importante di cittadini abruzzesi. Questo potrà essere fatto, lo continuo a ripetere, abbiamo scritto due lettere aperte negli scorsi mesi a tutti gli stakeholder, alle istituzioni pubbliche e quelle scolastiche, soltanto se si metteranno in sinergia delle idee, se si cercherà di arrivare a delle soluzioni condivise con i comuni che ci offriranno delle corsie privilegiate per poter essere più veloci nel trasporto e quindi farne di più, sulle scuole che dovranno modularsi attraverso quello che può essere l'allungamento della settimana scolastica, per quello che noi riteniamo, laddove possibile, attraverso le learning per una parte della classe, cioè bisogna creare condizioni per le quali il trasporto pubblico, che è finito, laddove deve essere ancora utile ai cittadini e agli studenti, abbia la collaborazione di tutte le istituzioni. Insomma, il 2020 per questa pandemia è destinato a complicare non poco le cose e il presidente Marsilio riguardo questo ha fatto un appello al governo affinché aumentino le risorse statali nei confronti del servizio del trasporto pubblico e come molti altri settori avrà notevoli ripercussioni. Allora ascoltiamo se dalla regia sono pronti le parole del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e poi le commentiamo insieme. Prego dalla regia. È chiaro però che questa tendenza ai tagli deve non soltanto terminare ma ormai anche invertire. Non è sufficiente garantire che nei prossimi anni potremo avere la stessa contribuzione, la stessa quota di contributo senza subire ulteriori decurtazioni.
l'emergenza Covid costringe le aziende di trasporto pubblico ad assumere costi maggiori perché i pullman non possono viaggiare affollati, troppo affollati, quindi hanno una ridotta capienza. Per poter servire lo stesso numero di persone servono ulteriori corse, corse bis e ter nelle ore di punta per poter servire tutta l'utenza, questo significa costi maggiori, la sanificazione non ne parliamo, quindi la pulizia e la sanificazione viene fatta in maniera più frequente, quindi questo significa avere maggiori costi. Dallo Stato ci attendiamo una presa di consapevolezza e quindi una maggiore contribuzione per poter tenere in piedi il trasporto pubblico locale. Prima di lasciare la parola a Jacopo Porcella da studio, Presidente, il 2019 lo avete chiuso inutile, per il 2020 c'è preoccupazione? Per il 2020 c'è preoccupazione, lo dicevo prima, si è marginalizzato quelli che sono gli ingressi di denaro da pagamenti di corse che evidentemente durante il lockout sono state prossime allo zero e successivamente con pochi utenti, ma ci sarà soprattutto il problema degli ulteriori costi, come diceva il Presidente, dovuto alla sanificazione, al distanziamento sociale e via di seguito, e quindi ci aspettiamo che anche la contribuzione diventi adeguata rispetto alle mission che dobbiamo compiere. Una cosa che però voglio garantire è, così come nel 2019 non c'è stato nessun licenziamento, anche nel 2020 e per quello che ci riguarda nel 2021 nessun dipendente della tua verrà licenziato. Jacopo, linea a te per eventuali considerazioni o domande da studio. Sì, io innanzitutto do il buon pomeriggio al Presidente Giuliante, con cui c'eravamo sempre in collegamento, sentiti se non erro lo scorso 18 maggio, proprio il giorno della fase 2, proprio per parlare di trasporti dopo il lockdown. A distanza, Presidente, di un paio di mesi, il feedback che vi arriva da parte degli utenti del trasporto pubblico regionale abruzzese qual è? Cioè, c'è soddisfazione, c'è fiducia, oramai praticamente si prendono i mezzi pubblici con estrema tranquillità, immagino di sì, qual è la risposta? Beh, naturalmente noi in questa fase lavoriamo ancora al 70% di quelle che è le quote di trasporto che ci sono state affidate. Ciò crea dei problemi, ma stiamo cercando, monitorando ogni singola corsa, di trovare delle soluzioni, pur nella consapevolezza, lo ripetiamo, che il numero ridotto di passeggeri che possono essere trasportati deve trovare a breve una soluzione. In alcune regioni hanno scelto che solo con l'utilizzo della mascherina il trasporto pubblico può essere riattivato appieno. In questa regione, in gran parte dell'Italia, purtroppo questa scelta ancora non è stata fatta e quindi bisognerà trovare soluzioni altre, perché il numero degli utenti che prevediamo in un prossimo futuro è destinato ad aumentare e il numero degli autobus che abbiamo a disposizione sono sicuramente non adeguati per trasportare tutte quante le richieste. L'ultimissima da parte mia, è chiaro che lei prima faceva riferimento al mese di settembre, che sarà importante soprattutto perché si torna dalle vacanze, ma perché è evidente che ci sarà anche tutta la parte relativa al ritorno nelle aule da parte degli studenti. Quanto manca al trasporto pubblico regionale abruzzese per far fronte poi a settembre ad una massa di utenti che sarà molto diversa rispetto a quella post-Covid e a quella estiva che stiamo vivendo adesso? Ma non sarà, lo dicevo prima, soltanto un problema risolvibile dall'agenda di trasporto pubblico locale, ma dovrà essere il combinato disposto di soluzioni condivise con le istituzioni politiche, i comuni e anche e soprattutto con i distretti scolastici, per creare una condizione per la quale ogni studente possa pensare di viaggiare, ma è altrettanto vero che non lo possono fare tutti insieme. Quale potrebbe essere una strada percorribile, mi perdoni Presidente?
Una strada percorribile che stiamo valutando potrebbe essere quella di valutare e di verificare quali sono le corse di maggior incidenza nelle quali il solo trasporto pubblico locale non può operare e, se del caso, visto che noi abbiamo anche un certo numero importante di chilometri che potremmo dare in gestione all'esterno, fare una serie di valutazioni per affidare a soggetti esterni la parte eccedente che noi non riusciamo ad assolvere. Perfetto, grazie, grazie Presidente, se non ci sono altre domande da parte di Giuseppe direi che possiamo rientrare.